Solo sentire Jasmine Cristallo perché siccome lei ha incrociato per l'appunto decine di informazioni diffuse dalla comunità scientifica per arrivare a chiedersi cosa può capire un disgraziato che da mesi pende dalle labbra di virologi e epidemiologi, che cosa può capire? Lei sta facendo riferimento ad un post che ho scritto sulla mia pagina Facebook e mi sono divertita un po' a mettere insieme delle cose, le une che contraddicevano le altre, e mi sono messa assolutamente nei miei panni, cioè in quelli lì di un comune mortale che non ha competenze scientifiche, che quotidianamente è bombardato da 2 mesi da notizie discordanti e che purtroppo spesso si è trovato a dover anche ad assistere a delle liti furibonde tra esperti. E quindi in quella dimensione di totale scompiglio, perché sono comparse a un certo punto fino anche le tifoserie. Abbiamo assistito, io conosco coloro i quali parteggiano per uno, per l'altro virologo, per l'uno, per l'altro epidemiologo. In quel clima, purtroppo, quello che poi accade davanti a tutta quell'informazione, che è un'informazione in qualche modo schizzoide, no? Che non ti consente di focalizzarti su qualcosa e di affidarti a qualcosa in un momento in cui hai bisogno di affidarti a qualcosa. Perché sei davanti ad una dimensione che non hai mai conosciuto prima, davanti a tutto questo purtroppo prolificano tutti quegli approcci complottisti, cioè poi c'è il complotto del complotto, e io ritengo che nella letteratura che si scriverà, poi i fiumi che saranno scritti di letteratura su questa parte della storia del nostro paese, una delle parole chiave sarà purtroppo proprio complotto, nel senso che poi non si ha neanche la capacità di capire dove finisce il complotto e dove inizia invece una legittima richiesta di chiarezza davanti a qualcosa che ci appare poco chiaro. Io ho trovato alcune dimensioni, per esempio io mi sono affidata da fumatrice purtroppo a questo brutto vizio, però quando è uscita la ricerca che sosteneva che i fumatori in qualche modo potessero essere protetti, ti aggrappi a quello che puoi perché non hai gli elementi per. E poi Ecco. trovavi qualcuno che invece diceva che il vino, cioè ognuno diceva qualcosa, lo studio americano, lo studio cinese, non Lo abbiamo capito studio veramente di nulla in quel Londra. Sì, contesto. è vero.